Io ringrazio e direi di fare un applauso al professor Pinarlacchi, che nonostante i suoi notevoli impegni è riuscito a trovare il tempo per venire da noi. Questa serata sancisce anche la collaborazione con la Mondadori Bookstore presso la fabbrica, il centro commerciale Salerno, bellissima struttura gestita egregiamente dalla nostra Manuela, che è qui presente, e quindi la Manuela ha organizzato anche un banchetto con la possibilità di acquistare il testo edito da Chiari Lettere a fine dell'evento. Ecco, dici qualcosa innanzitutto su come è nato questo libro, che cosa ti ha spinto poi a focalizzare in maniera chiara e devo dire in maniera non solo esaustiva ma anche divulgativa, facilissima, nonostante i temi importanti. Tu dai la possibilità a tutti, cioè non bisogna essere economisti per poter leggere il tuo libro. Grazie Franco. Il libro è nato dalla mia grande insoddisfazione della mia esperienza di parlamentare europeo. Ho fatto 5 anni di parlamentare europeo, dal 2009 al 2014, mi sono occupato di politica estera in gran parte, e quindi ho votato tante disposizioni, non sono leggi, il Parlamento Europeo non fa leggi, ma fa delle disposizioni che sono, poi si riflettono in modo molto importante sulla vita di tutti gli europei. Alla fine, nei miei 5 anni, ero soddisfatto del mio lavoro alla Commissione Esteri, ma avevo un grande dubbio, un cruccio dentro di me a proposito delle cose che avevo votato al di fuori della politica estera, e cioè soprattutto la parte economica e finanziaria. Poi sono rimasto sconcertato e amareggiato dall'esperienza greca, dalla vicenda della Grecia che si è svolta lungo tutto il mio mandato. Nel libro troverete un capitolo che io chiamo una tragedia greca, cioè come abbiamo trattato la Grecia, per come abbiamo massacrato un paese, riducendone il tenore di vita, distruggendolo dal punto di vista della sua morale, abbassando le condizioni di vita, gli stipendi, i salari, la qualità della vita di un popolo di 10 milioni di persone. Già lì ero molto imbarazzato, avevo dei grossi dubbi, però non essendo un economista di professione e poi fidandomi della competenza dei miei colleghi, perché insomma un gruppo parlamentare si lavora sulla fiducia, come i colleghi miei votavano quello che io gli dicevo di votare a proposito della politica estera, io per fiducia votavo quello che loro mi proponevano di votare dentro il mio gruppo, il gruppo socialista del Parlamento Europeo, le loro cose. Vorrei mettere subito carne a cuocere, ecco, una domanda che mi veniva già stamattina in mente, ma alla luce di questo che tu hai detto, quindi di questa Europa, fiscal compact e quant'altro, come vedi l'accordo con la Cina recente? Ti sì. Possa invertire, aumentare? Sì, questo fa parte della risposta al problema. La mia risposta è, detto proprio in 2 parole, adesso sto semplificando al massimo, insomma, un libro di quasi 300 pagine, insomma, lo dico proprio in 2 parole. Una, la mia risposta è: i cambiamenti del capitalismo occidentale a un capitalismo di tipo industriale,
capitalismo che produceva cose e quindi investimenti industriali, l'aumento dell'occupazione e l'aumento della prosperità generale. È arrivato poi, si è sostituito, è stato messo in secondo piano da un capitalismo finanziario che non spinge il sistema produttivo in avanti, che non genera occupazione, sviluppo e prosperità, ma al contrario deprime l'economia, distrugge l'industria, il capitalismo delle cose, ed è una forma di capitalismo dominante. Sono loro che hanno in mano il potere vero. Le imprese industriali hanno dovuto fare buon viso al cattivo gioco. Gran parte di loro, le grandi imprese industriali, si sono trasformate in banche. Hanno dovuto introdurre dei cambiamenti molto grandi, per cui la gran parte dei profitti li fanno dal lato finanziario. Voglio ringraziare ovviamente i graditi ospiti, Francesco Grillo, che è sempre un vero e proprio virus, e ovviamente il, un po', come dire, il grande architetto Claudio Tortora, esattamente. Vabbè, il professor Arlacchi nel dettaglio poi, grazie diciamo al suo estremo specialismo, ci chiarirà dei passaggi che secondo me sono assolutamente chiave per la comprensione del fenomeno. Ovviamente in questo passaggio da un capitalismo industriale a un capitalismo finanziario è secondo me la chiave interpretativa, perché è evidente che il capitalismo industriale si fondava sull'industria manifatturiera. Lì, come diceva il professor Arlacchi, si produceva merce, nel senso che lo schema era quello della grammatica marxiana classica: io metto dentro denaro, investo denaro, produco merce e mi aspetto che dalla vendita di quella merce il denaro ricavato sia superiore a quello investito. Esattamente. Cioè, che cosa accade? Che invece qualcuno si è accorto nel mondo del capitale finanziario che la M, la parte mediana, può essere cancellata come sul casino, come sulla lavagna col casino. Lo schema diventa di uno di due: investo 50.000 euro, riesco grazie al capitale finanziario, all'industria finanziaria, a trarne fuori 100.000, e magari quei 50.000 sono una rendita molto più elevata di quello che io potevo trarre dalla produzione fisica materiale di beni e servizi. Il tema è quello. Quindi, mentre il capitalismo finanziario si basava sulla piastra manifatturiera, il capitalismo finanziario si basa sul sistema delle banche, quindi su questa bancocrazia, e ovviamente su quella che poi ci spiegherà meglio il professore, la finanza ombra, questa montagna, questa massa enorme di derivati che spesso noi nei bilanci delle banche non la troviamo. Fondamentalmente quindi questo finanzcapitalismo, questo capitalismo finanziario, è una mega macchina che utilizza milioni di lavoratori, ed ha giustamente detto il professor Arlacchi che noi non c'è più in Italia un ceto medio, c'è un magma riplebeizzato di persone che tendenzialmente tendono verso il basso per quanto attiene al loro tenore d'acquisto. Quindi fondamentalmente questa mega macchina opera in una maniera del tutto anomala, perché fondamentalmente questo sistema non è che ha potere, cioè il capitale finanziario, non quello che apre le serrande e le saracinesche per la costruzione di beni e servizi, non è che ha potere, è il potere, e decide che cosa si deve produrre, per chi si deve produrre, quanto devono costare i farmaci, quale malattie bisogna cercare di sconfiggere e quale no, quali lavoratori vanno bene per la produzione, eccetera eccetera. Quindi è una macchina che controlla tutti i sottosistemi sociali: il sistema politico, quello economico, quello culturale. Fondamentalmente un apparato che di democratico ha poco. Un centro direzionale è una super burocrazia scostante, sorda alle istanze sociali di 500 milioni di persone e riluttante a sviluppare quei temi del suo mandato suscettibili di disturbare i padroni del vapore. Al di là del fumo europeista, l'unione che ci ritroviamo è quella dei mercati e delle banche, non quella dei suoi cittadini. L'Europa sociale di Jacques Delors è rimasta un miraggio,
dimenticata anche dei partiti socialisti presenti nel Parlamento europeo. Giornali e televisioni hanno convinto la maggior parte degli europei che la stagnazione dei loro redditi, la sottoccupazione diffusa, gli shock finanziari, l'assenza di crescita economica siano come il maltempo o le catastrofi naturali, ineluttabili e imprevedibili, oppure sono dovuti ai diavoli del giorno, come il debito pubblico italiano, la concorrenza cinese, i russi padroni delle fonti energetiche, gli immigrati e i rifugiati. Ho raccolto perciò di buon grado la proposta dell'editore. Studio e combatto da una vita il capitalismo predatorio. Sono partito dai suoi livelli più infimi e violenti, quelli delle mafie e dei mercati criminali, e sono arrivato ai suoi piani più elevati e rarefatti. Ricordo di aver letto nel rapporto del 2010, mi pare, in seguito a una missione in Afghanistan, su incarico della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, in cui si denunciava apertis verbis la corruzione e soprattutto la mala gestione degli aiuti pecuniari internazionali in quei paesi. Ho letto anche qualche anno dopo un altro rapporto, sempre sull'Afghanistan, quando ebbe incarico delle Nazioni Unite a indagare sul traffico di droga. Ha ragione quando dice in sostanza che la povertà non è un fenomeno naturale e quindi inevitabile come la pioggia, è una conseguenza di sistemi, di leggi economiche sbagliate, volute dalle lobby, volute dai centri di potere che attualmente governano l'Unione Europea. Stasera di poter partecipare a un convegno così interessante, che oltre a parlare della presentazione di un libro sicuramente importante, si è parlato un po' di politica globale, si è parlato soprattutto dei problemi reali che coinvolgono la nostra comunità. Io penso che, lo ringrazio per avermi dato l'opportunità di incontrare il professor Arracchi, che ho sempre stimato e apprezzato per l'attività che ha fatto in favore delle popolazioni, per il coraggio che ha avuto nel schierarsi convintamente dalla parte della legalità e della giustizia. E chi vi parla, io sono un appartenente della Polizia di Stato e per un periodo di tempo ho fatto anche l'amministratore pubblico e ho toccato con mano il risultato di una legge importante che è stata pure menzionata di Pio La Torre Rognoni, relativamente beni confiscati alla criminalità, di tagliare, di andare direttamente al cuore, colpendo la camorra, la mafia, attraverso la sottrazione dei beni illecitamente acquistati, e quindi era giusta quella legge e io ne ho beneficiato, così come ha fatto il professor Arracchi, avere il coraggio di schierarsi e di vivere anche sotto scorta. A un certo punto io avevo un bene confiscato, un bene importante, il parco delle Querce sul mio territorio, e ho scelto di fare una battaglia e di far restituire questi beni al comune.